Artio, Duke, ci stiamo avvicinando. Ecco, vedi quel fuoco là in cima? Quello è il posto di comando. O meglio, era. Ora è un tempio. In alto, per avvicinarsi a Dio. È lì che devi andare. Io mi occupo di distrarre le guardie. Ehi, tu arriva! Prendi la corda! Pronto! Ehi, marinaio! Come hai fatto la piazza? E ora cosa venderai? Molto divertente! Sei pronto, Artyom? Andiamo! Chi arriva per primo vince! In bocca al lupo! Chi è arrivato? Chi servi di sa? Non hai sentito il sermone del mattino? Ecco il mio. Un giorno ti manderanno a combattere i demoni. Ma è troppo presto. Dimmi cosa ti dico. Quasi tutti. Dicono che si è arreso. Ha risparmiato anche le persone disarmate che si trovavano lì. Quell'erete ha perso del tutto la sua umanità. Per non parlare del fatto che Katia e quella strega di sua figlia sono fuggite in tutta quella confusione. C'è chi dice di averla vista con gli eretici. Quindi credi che attaccheranno? Ah, chissà. Sono eretici che il grande Ameiurus possa divorare. Quei pagani pensano solo a uccidere. L'eretico è vicino! Dobbiamo trovarlo e punirlo per i suoi peccati!
qui! Maledetti eretici, mi avete preso! Prima avete preso Katia e ora me! Come sei veloce, Artyom! Se siamo solo di passaggio, se non occorrete resistenza i nostri uomini non spareranno. Ci siamo andati piano con voi ed è stata Katia a chiederci di poter venire con voi. È chiaro? Certo! Prima uccidete i cagnagole e poi passate a noi! Non è così? Ucciderete anche gli anziani e i bambini? O avete già bevuto abbastanza sangue? Andatevene per sempre! Dio vi punirà per i vostri peccati, ma invece io devo prendermi cura del mio greggio! Così si ragiona. Ascoltatemi, fratelli! Non dovete sparare! Non
E avrete sentito tutti? Chiunque di voi sparerà verrà scomunicato! Ho fatto quello che potevo. Non sparare! Dì al conducente di andare piano. Il ponte è messo male. Se vi fermate potrebbe collassare. Voi dovrete saltare. Mi prendo Dio, io, d'accordo. Ci fanno passare se non spariamo e ci muoviamo. Non fermatevi. Ci siamo lasciati il Volga alle spalle. Le difese della Russia si estendono a perdita d'occhio. Alla fine la gente del ponte si è convinta che non siamo demoni e ci ha lasciati passare. Anna aveva ragione. Abbiamo invaso il loro mondo e, per quanto fosse assurdo, non avevamo il diritto di distruggerlo. L'elettricità è peccato? È una bugia tanto peggiore rispetto a quelle che ci raccontano nella metro? Che il mondo è morto e non ci sono altri posti dove andare? Fa comodo in quelle gallerie credere a questa bugia. Quando raggiungeremo lo Yamantau scopriremo almeno se è giustificata, dato che finora non abbiamo visto alcun segno di occupazione nemica. Artyom. Artyom. Svegliati, caro. Si è svegliato? Artyom, il colonnello ti vuole sul ponte. Ci vediamo? Dai, su, svegliati. Hai fatto un ottimo lavoro. Non siamo più a casa, quindi faremo meglio a comportarci tutti come te, tranquillamente. Gli esseri umani come noi ormai ce ne sono pochi. Spero che un giorno saremo in grado di fidarci degli altri, solo perché anche loro sono delle persone. Ti sto annoiando. Scusami, oggi mi sento un po' filosofica. Rimani un po' qui, Artyom. È così bello. Vorrei rimanere così per sempre. Artyom, quando sei salito su quelle rovine a Mosca, con la tua radio, hai mai immaginato la nostra vita in superficie? Una casa, ad esempio. Un posto in cui vivere. Una baita di legno al limitare di un bosco. Oppure un bungalow sull'oceano. Che ne dici? Eppure, sai, è già bello andare semplicemente in giro così, noi due insieme, attraversare le stazioni abbandonate, le rovine, la desolazione. Soprattutto nel nostro scompartimento privato. Ripensandoci, potrebbe essere il nostro viaggio di nozze. Ah, beh, a me sembra proprio di sì, anche se è un po' in ritardo. Per ora abbiamo fatto al massimo delle missioni di nozze. Te ne vai già? Beh, in bocca al lupo. Ho fatto 4 chiacchiere con Katia. Sono qui che cerco di ricordarmi il ponte e le persone. Noi abbiamo vissuto per 20 anni sottoterra, loro no. E allora? Non sono le stesse persone che hanno costruito le città, gli aerei, i missili. Sono come noi della metro, con la differenza che sono ancora più scoraggiate. E va bene, corri via. Mio padre ti cercava. Loro sono sostanzialmente schiavi, veramente. Lavorano tutto il giorno e pregano tutta la notte. Sono sempre sorvegliati e comandati. Tutto è sotto controllo. Tutto viene deciso dalla comunità. Nella casa, Artyom, non possiedono nulla. Persino i loro calzini appartengono alla comunità. Attenzione, attenzione. Qui è il comitato speciale per la ricostruzione che riparla dalla base del progetto Artyom. A chi è ancora fedele alla casa, raggiungete il punto di incontro. La posizione del punto di incontro è 1811, tratto 79, area 18.
tratto C. Ripeto, raggiungete il punto di incontro. La posizione del punto di incontro è... Da quanto tempo siamo in giro ormai? Anch'io ho ascoltato tratto, radio. 7-9. Non ho sentito mai neanche un segnale delle forze di occupazione. Perché hanno chiesto un'evacuazione? Si sentono tante chiacchiere, tante storie. Papà dice che sono delle trasmissioni in corso. Zio Archium, zio Archium! Lo zio Tokarev ha finito di sistemare il suo laboratorio. Vuoi vederlo? È bellissimo! Qui, zio Archium! Ah, ciao, Artyom. Ti piace qui? Un vero lusso, devo ammettere. Cosa ne pensi di questo tavolo da lavoro, eh? Tutto è a portata di mano e c'è ancora tantissimo spazio a disposizione. Senza quello che tu e i ragazzi avete trovato in giro, non sarei mai riuscito ad allestire questo laboratorio. Grazie davvero. Dovremo continuare a darci da fare, però. Ci aspetta un lungo viaggio e cose come munizioni e attrezzatura non crescono certo sugli alberi. E poi, più ci allontaniamo da Mosca, più sarà difficile trovare materiali utili. Perciò ricorda di raccogliere sempre tutto quello che potrebbe servirci. C'è ancora tanto da fare. Non ho ancora deciso dove lavorerò alle uniformi. Devo farlo e anche in fretta. Dobbiamo sistemare le uniformi. Alcuni dei nostri compagni sembrano vestiti di stracci. Il giubbotto antiproiettile di Dio non regge più il pannello posteriore. Lui scherza sul fatto che è fortunato sia quello anteriore, altrimenti avrebbe già perso gli altri. Comunque trasformerò di nuovo questa squadra in un vero esercito. Beh, è tutto. Mi sono vantato abbastanza e non ti farò perdere altro tempo. Il colonnello ti ha convocato. Anch'io ho delle cose da fare. Voi fate in fretta a rompere l'equipaggiamento, ma nessuno di voi sa ripararlo. Zio Tokarev! Zio Tokarev! Cosa volevi chiedere, Nastia? Zio Tokarev, ce l'hai una macchina per cucire? Purtroppo no. Ma allora come fai ad aggiustare le tute? Come fanno tutti, con ago e fili. Userò un punto utilizzato per le tute. Wow, che forza! Una pausa a sigaretta? Va bene. Questa sigaretta è pessima. Cazzo, sei cattivo. Niente che non possiamo sopportare. Siete davvero delle brave persone. Tu, il colonnello, Duke. Quel ragazzo ha fatto un lavoro fenomenale. Posso riparare la tracolla del fucile di Sam? E ora se ne vanta come un bambino. Dopotutto è un... Ma sotto la mia supervisione, Sam è molto sereno. Sì, mi avete accettato. Basta così. Artyom, il colonnello ti aspetta sul porto. Cosa è successo al tuo giubbotto antiproiettile? Tocare però più. Vieni qui, Artyom. Ascolta. Ho parlato con l'arca. Devo ringraziare Tocare. Ha fatto funzionare lui il decodificatore. Arca, rispondete, Arca. Passo. Qui, Arca. Fatti riconoscere. Passo. Qui è il colonnello Sviatoslav Menchikov che vi parla. Sono al comando di una forza di operazioni speciali. Abbiamo ricevuto il vostro segnale. Stiamo venendo nella vostra direzione. Mi sentite? Passo. Sì, sì. Sentiamo forte e chiaro. Con chi sto parlando? È possibile saperlo? Sono il maggiore Ivanov, vice capo del reparto di comunicazioni. Un attimo. Oh, certo, maggiore. È comprensibile che facciate una verifica. Bene, colonnello Melnikov, tutto a posto. Mi spiace per la mancanza di fiducia,
Ma come sta? La situazione è tragica e il nemico è sempre pronto a colpire. Capisco, Maggio. E spero che lei possa dire al gruppo di comando che i miei uomini sono affidabili e saranno a completa disposizione quando arriveremo. Maggio. Grazie per l'ottima notizia. Quanto è grande la vostra unità? La mia squadra è composta dai migliori agenti delle forze speciali. Una squadra? Ah, capisco. Beh, ottimo, Beh, la nostra unità non è molto grande, ma portiamo un messaggio estremamente importante che stiamo raggiungendo dal settore K6 Alpha. Avete informazioni su forze nemiche? Potremmo incontrare lungo il tragitto. Passo. Un attimo, devo controllare. K6 Alpha, adesso. Stando ai dati a disposizione non sono stati avvistati nemici in quell'area, colonnello. Sono spiacente, ma devo concludere qui la conversazione. Attendiamo il vostro arrivo. Lo farò subito rapporto. Sono sicuro che il ministro della difesa vorrà vedervi al più presto. È un grande onore. Grazie. Ha ancora un paio di informazioni, maggiore. Signor colonnello, sa benissimo che sono informazioni riservate, ma capisco che... Andiamo bene, potete stare tranquilli. Beh, ci vediamo nell'aria. Passo e chiudo. Al servizio del popolo. Passo e chiudo. Allora, sei ancora diffidente come San Tommaso? Sono così emozionato che mi stanno tremando le mani. Il ministro in persona. Non ci posso credere. A proposito, dovresti dare un'occhiata alla mappa. Vedi, ci stiamo dirigendo direttamente al complesso dello Yamata. Katia e Crest mi hanno detto che le condizioni della linea non sono pessime. Ci stiamo avvicinando al bunker dello Yamantau, la destinazione del nostro lungo viaggio. Il contatto diretto via radio con il bunker ha completamente dissolto il risentimento di Miller nei miei confronti per avere distrutto le nostre vite precedenti. Non vede l'ora di partecipare all'incontro che gli è stato promesso con il ministro della difesa. Evidentemente certe cose sono importanti nella carriera di un ufficiale. Gli altri, però, sono più interessati a trovare risposte ad alcune domande fondamentali. Dove sono le forze di occupazione? Perché ovunque c'è desolazione e persone che si comportano da selvaggi? Cosa impedisce al governo di riorganizzare il panni? Miller è convinto che otterremo tutte le risposte. Pensa anche che gli verrà concessa la grazia, così come a me e ad Anna, e che poi torneremo tutti a casa, nella metro. Motrice, com'è la situazione lì? Basso. È tutto abbandonato, ma i binari sono a posto. Basso. Ricevuto. Andate piano e fate attenzione alle radiazioni. Basso. Ricevuto. Riesco a crederci. Ci siamo! Avete capito? Ci siamo finalmente! Questo è stato il nostro obiettivo non per settimane o mesi, ma per più di 20 anni. Tutta la mia vita. E non è stato tutto inutile. Ora finalmente ne sono certo! Guarda, mamma! Vivremo qui adesso. Non saprei. Non mi piace questo posto. Mi fa paura. Non dire. Lancia colonnello, il livello di radiazione sta salendo. Indossate tutti le maschere, passeggeri, entrate e chiudetevi dentro. Sì, certo. Rigati, Nastia. Cambio di piani, da qui useremo la motrice. Aspettate me, Arzio. Ricevuto, signore. E io? Sognavi da tanto di arrivare qui. Ora hai deciso di non includermi nel gruppo. Non sono forse tua figlia. E va bene, hai vinto. Vuoi venire anche tu con noi? C'è decisione. Di arma. Ferma la locomotiva.
Portate l'Aurora nella zona sicura e non muovetevi da lì. Lo facciamo subito. Cesar, sei tu al comando in mia assenza. Sì, signore. Bene, andiamo. Devi riconoscere. Sono il colonnello Miller. Devo fare rapporto al ministro della difesa. E dove sono i suoi uomini, colonnello? Al treno. È pericoloso là fuori. Mi contatti e dica loro di portare il treno nel portello stagno principale per la decontaminazione. Benvenuto nell'arca, colonnello. Attraversate la galleria e prendete l'ascensore. Verrete accolti all'interno. Visto? Ci aspettavano. Stavo pensando, non c'è bisogno che andiamo tutti a parlare con Ivo. È meglio se rimanete con Crest. Signor, sì, sì, signore. Che silenzio. Almeno ti sei preparato un discorso? Porto al ministro è una cosa seria. No, pianta! Ho passato la notte in bianco. Non credi di dover dire qualcosa ad Artyom adesso? Sì, avevi ragione, Artyom. Mi sbagliavo. Grazie per non esserti arreso. Ci siamo!
Signor Ministro, colonnello Miller, comandante dello squadrone delle forze di operazioni speciali della città di Mosca, a rapporto! Sono qui per chiedere degli alloggi temporanei e dei rifornimenti per la mia gente, dato che ci sono donne e bambini con noi. I nostri soldati sono ancora in ottima forma e pronti per l'azione. Donne e bambini? Bene, mancavano sempre. Sì, chi sei tu? Aiutami!